un'altra storia, sempre di una donna che è passata per casa di Marinella, ne è stata ospite, l'ha vissuta e quindi oggi però ha finito il percorso all'interno di casa di Marinella, le si è ricostruita una vita, ha avuto la possibilità di ricamminare con le proprie gambe. Sempre utilizziamo un nome di fantasia, Maria. Allora, Maria, buongiorno innanzitutto per essere con noi. E vuoi raccontarci la tua storia, la storia che poi ti ha portato a casa di Marinella e quella che ti ha segnato in qualche modo la vita? Beh, la mia storia è una storia, diciamo, molto più lunga ancora di quella di Rossella, perché dura 30 anni. E, ovviamente è vincolata a un modo di essere, data la mia età, ancora precedente alla mentalità di Rossella, quindi legata a dei vincoli familiari, a del rispetto di determinate regole che mi erano state inculcate all'interno della famiglia. Che regole? Nel senso che il matrimonio è indissolubile, che praticamente una madre, una volta che è diventato madre, non è più una donna, ma è semplicemente vincolata ai diritti dei figli e quindi deve badare solo ai diritti dei figli e non pensare ai propri diritti. Ho avuto come due vite parallele, la vita parallela di una persona che si adatta e che va, diciamo, ad accettare, e invece avevo contemporaneamente anche una vita da ribelle, perché ogni tanto in questi 30 anni, spesso, quando si andava di fuori di quello che io pensavo si potesse sopportare, io andavo via di casa. Ovviamente lei pensi che l'ho fatto dall'inizio del matrimonio, quindi dall'85, dall'84 fino al 2013, no, fino al 2011 che sono venuto qui in casa da Marinella, quindi immagini questi rigurgiti, questi, diciamo, momenti drammatici nei quali poi coinvolgevo anche i miei figli, che poi finivano a niente perché non c'era un supporto. Mio marito ha avuto sempre un atteggiamento di violenza personale nei miei riguardi, e lo esplicitava quando secondo lui io andavo fuori dai suoi schemi. Quali erano questi schemi? Siccome era una persona malata, poteva essere, che le voglio dire, che tornava a casa, secondo lui io dovevo tenere la tavola pronta, non era pronta, diventava violento. Quindi non si può fare un rapporto su che cosa, è un tipo di atteggiamento che lui utilizzava quando secondo lui io non ero nei canoni. Il discorso Marinella è un discorso 2011 è un discorso, come dire, ideale, che porta la donna altre possibilità. Fa vedere quelli che sono gli orizzonti della vita vera? No, ti dà l'opportunità di riprenderti, perché io quando sono venuta qui, va bene che io ho fatto un percorso per venire qui particolare, perché io poi sono stata via di casa da sola. Io quando sono andata via, sono dovuta andare via fuori di Napoli. Da fuori di Napoli ho saputo di questa cosa tramite Ludi, l'Unione Donne Italiane, che mi hanno appoggiato a uno sportello antiviolenza, e la sportella antiviolenza mi ha appoggiato. La sua esperienza all'interno di casa di Marinella, quindi, l'ha ricostruita? Certo, la mia esperienza all'interno della casa di Marinella mi ha dato l'opportunità di vedermi come possibilità di donna diversa, ma non più come fuggiasca, come, diciamo, come dire, come una che non ha la possibilità di fermarsi perché ha paura, perché teme. Io qui ho acquistato la voglia di restare come ce l'avevo prima, però con un appoggio diverso. Io voglio concludere dicendo grazie alla casa di Marinella. Gli dico grazie per quello che mi ha dato in un periodo molto nero della mia vita, del fatto che la signora Mariella mi abbia detto, quando io le ho detto ma lei adesso mi accoglie, ma questo si può rifare anche su di lei, e lei ha detto io non ho paura ed è per questo che faccio questo lavoro,
la sua non paura mi ha aiutato tanto a non averne anche io. È solamente il tempo e l'impegno che tante case di Marinella comunque quotidianamente danno a questo fenomeno che potrà portare domani ad una realizzazione di una casa famiglia, casa accoglienza diversa da quella che è oggi in Italia. Quindi aperta nel senso che non è che ti dà solo l'accoglienza momentanea, ma ti segue per sempre, ti fa una parte di, come una famiglia, come avere una famiglia, perché le persone come noi le perdono le famiglie perché hanno paura.